Il premio adesso è quello di Team Legale dell'Anno, Boutique di Eccellenza, Diritto del Lavoro, Consulenza. The winner is Studio Legale FM Law. Per la prestigiosa e qualificata attività che unisce l'esperienza del team di avvocati e alla forte passione e all'elevata preparazione dimostrata, in grado di fornire un'assistenza su misura al cliente, considerato come un unicum, intorno al quale costruire la migliore strategia possibile. Studio Legale FM Law, abbiamo la fondatrice dello studio, l'avvocato Maria Fotia, in collegamento con noi. Buonasera, avvocato. Buonasera. Beh, allora le chiedo un commento prima, molto semplicemente un commento a caldo per questo premio. Beh, sono molto lieta di aver ricevuto questo premio, è la seconda volta che le Fonti Awards ci premia, però sicuramente ritengo questo premio più importante dal momento che riguarda appunto la settimana del diritto del lavoro, che è la nostra materia. Sì, assolutamente sì, si inserisce perfettamente in quello che è anche la vostra mission, no? Perché poi materia e mission in questo caso vanno di pari passo. Io nella motivazione che ho letto poco fa mi ero segnata, cerchiata l'unicum, inteso il cliente, no? Quindi parlando ancora di vostra mission, come è stato possibile coccolare, dare attenzione al cliente in questo periodo particolare che abbiamo vissuto? Perché poi i premi, gli awards che stiamo assegnando in questo momento acquisiscono ancora maggiore importanza proprio per il contesto storico. Allora, noi abbiamo cercato comunque di essere presenti, nel senso che ovviamente non siamo sempre stati fisicamente in studio perché appunto a seguito del lockdown comunque questo non era possibile, però comunque in smart working abbiamo continuato a lavorare e abbiamo comunque fatto tutto tramite telefono, tramite email, e quindi siamo stati sempre raggiungibili o sui cellulari o comunque tramite il nostro telefono fisso, e la nostra segretaria comunque ci inoltrava le chiamate. E quindi diciamo che anche in situazioni di emergenza, quella ad esempio licenziamenti che ci sono stati, non ovviamente per giustificato motivo oggettivo ma per giusta causa, noi comunque siamo intervenuti e abbiamo assistito appunto i clienti, oppure si sono creati diversi casi di persone che erano state messe in cassa integrazione ma che non avevano avuto la possibilità di ruotare, piuttosto che magari sono stati utilizzati impropriamente i permessi, le ferie. Certo. Scusi? No, ho detto certo, la stavo seguendo perché sono queste effettivamente le problematiche che si sono riscontrate in questo periodo. Sì, sì. Sì. Infatti dicevo appunto che cosa che non era prevista nel decreto di cura Italia né nel decreto rilancio riguardo appunto l'utilizzo improprio di queste ferie e permessi, che diciamo dovevano essere comunque toccate solo quelle del 2019. Assolutamente sì. Come guardare al futuro a questo punto, avvocato, da questo momento in avanti? Come guardare al futuro? Si parla molto di smart working e sicuramente potrebbe essere una buona prospettiva, visto che durante questo periodo le aziende appunto hanno dovuto necessariamente utilizzare questa forma di lavoro, che comunque rientra nel rapporto di lavoro subordinato, però che come sappiamo ha molti meno vincoli e soprattutto è un tipo di prestazione che mira al risultato più che diciamo che alla prestazione in sé. Potrebbe essere sicuramente una soluzione ottimale sia per le aziende sia per i lavoratori, perché leggendo un po' i vari commenti sicuramente c'è più soddisfazione per il lavoratore che ha più autonomia, che ha la possibilità di gestire meglio il proprio tempo libero e dall'altro lato appunto c'è anche un rapporto che è necessariamente di maggiore fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, perché appunto come dicevo prima nell'ambito dello smart working non c'è comunque un controllo stringente di quella che è l'attività lavorativa.
Certo, assolutamente sì, va bene. Comunque, insomma, l'importante è riuscire a continuare con le strategie, la mission che è stata messa in atto fino a questo momento, no? Per tornare al concetto di unicum da cui siamo partiti. Quindi io ringrazio l'avvocato Maria Fotia, fondatrice dello studio legale FM Law, naturalmente anche i suoi collaboratori e il suo E team. qui con me c'è il dottor De Simone. Infatti, il saluto era diretto a lui. Se vuole salutare, prego, lascio proprio la chiusa a lei. No, chiaramente io sono qui da pochi mesi, però sono pienamente integrato in questo team che, come ha detto anche Maria, è molto impegnato in questa materia del diritto del lavoro, ci mette molta passione in quello che fa e quindi siamo molto contenti tutti di questo premio. Bene, a proposito di team, di squadra, di sinergia, benissimo, grazie anche per questa testimonianza proprio in coda e ringrazio ancora tutte e due. Arrivederci, Grazie grazie. a voi. Grazie. Andiamo in pubblicità, una brevissima pausa e poi continuiamo naturalmente con i premi.